Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Dopo aver fatto un video in cui mi trucco con i prodotti più grandi che ho, oggi mi truccherò con i trucchi più piccoli che ho. Iniziamo. Partiamo dal primer. Questi sono gli unici due primer che ho, ovvero questo di Dior e questo qua di Benefit, che è piccolino, e quindi useremo questo. Questo non è il mio primer preferito, preferisco di gran lunga quello di Dior, però devo dire che non è male come primer per niente. Ora fondotinta. Tra questi che ho, quello più piccolo è questo qua di NYX, che infatti è proprio Piccolo piccolo. ed è il Bare With Me Blur. Non è il mio prodotto di NYX preferito, avevo fatto anche un video quando era appena uscito perché ne parlavano tutti e volevo provarlo. Ed è un fondotinta che stranamente mi sembra che renda meglio in foto o in video di quanto renda effettivamente poi dal vivo. Perché dal vivo dà un po' un effetto cakey. Comunque questo è un video, quindi. Ora passiamo ai correttori e quello più piccolo tra quelli che ho è questo qua di Maybelline. Non mi ero mai resa conto effettivamente di quanto fosse piccolo, comunque di solito c'è la sfida tra il correttore di Maybelline e quello di L'Oreal. Io devo dire che sono team L'Oreal, onestamente, però anche questo qua è un ottimo correttore, comunque low cost. Rispetto a quello di L'Oreal, questo di Maybelline è molto più leggero, molto più facile da modellare, però è anche un pochino meno coprente. Quello di L'Oreal invece copre di più, però è anche molto più denso e difficile da spostare. Diciamo, tendenzialmente comunque preferisco l'altro, ma devo dire che questo secondo me è un buon compromesso tra un correttore leggero ma allo stesso tempo coprente. Passiamo ora invece ai prodotti per il contouring o bronzer, e quello più piccolo che ho è questo qua di NYX. È un prodotto che ho usato un sacco, infatti è abbastanza distrutto, ed è molto pratico perché è un 2 in 1, quindi da un lato ha il prodotto per il contouring, mentre dall'altro ha l'illuminante. Tra l'altro il fatto che sia in stick lo rende facile da applicare anche in un modo preciso. Ora, tra i blush, quelli più piccoli che ho sono quelli di Rare Beauty, e sono questo un po' più scuro e poi c'è questo qua invece più chiaro, e mi sa che utilizzeremo questo, che è nel colore Happy. Questi blush piccolini facevano parte di un pack che vendeva Rare Beauty, in cui ce n'erano due così piccolini e uno più grande, e purtroppo questo pack non lo fanno più. Ed è un peccato secondo me, perché potevi provare tre colori diversi del blush in una sola confezione con due versioni piccoline, e poi potevi vedere quale ti piaceva di più e comprare la versione più grande. Non so perché l'abbiano tolto. Anche perché alla fine, tipo, questo blush è molto acceso, non lo comprerei mai in versione grande, però averlo piccolino ci sta, cioè intanto se uno lo vuole usare può usarlo. Comunque, blush liquidi di Rare Beauty sempre meravigliosi. Per i make-up occhi invece ho escluso la palette, quella gigante che abbiamo usato nel video appunto dei make-up più grandi, perché ovviamente non è la più piccola. E tra queste qua, che sono quelle più piccoline che ho, forse la più piccola è questa qua di Natasha Denona, perché è alta quanto questa, però è più stretta, quindi mi sa che useremo questa. Questa palette ha solo questi 5 colori e mi sa che non utilizzeremo questo bianco per fare tipo un angel make-up o un trucco un po' anni 90. Non so come uscirà, non vi assicuro niente. Ok, ci siamo, un trucco molto semplice ma molto angelico. Per le labbra, come matita, è inutile che vi faccio vedere tutte le matite che ho, le conoscete, però la più piccola è sicuramente questa, o meglio, quello che ne rimane. Ed è di un color carne tendente al marrone. Per finire le labbra non metterei un rossetto, ma utilizzerei direttamente un gloss. E tra tutti i gloss che ho, quelli più piccoli sono probabilmente questi due. E tra questi due il più piccolo forse è questo qua di NYX. In realtà sono abbastanza simili, questo è soltanto un pochino più piccolo. E infine illuminanti, qua per capire il più piccolo non ci vuole molto, è questo qua. È il Glowgasm di Charlotte Tilbury e utilizzo un pennellino perché ne esce veramente tantissimo. È molto bello come illuminante secondo me, soltanto che ho toppato il colore. E abbiamo finito, questo è il risultato. Devo dire, sono abbastanza soddisfatta onestamente. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Fatemi sapere anche se ci sono altri video che volete che io faccia. A me piacciono molto queste cose divertenti. Comunque, grazie per essere stati con me. Se vi è piaciuto il video, ricordate di mettere like e di iscrivervi. E noi comunque ci vediamo al prossimo video.